e così mi serviva un monitor portatile da abbinare al nuovo MacBook Air rosa, lo vedete qua con lo sfondo rosa, nuovo perché l'ho preso durante il Black Friday a 749 euro, pensate un po', su Amazon Warehouse. Uno dei vantaggi dell'alzarsi alle 5:20 del mattino, no? È trovare queste offerte. Volevo un monitor appunto portatile da mettermi nello zaino, da inserire nelle custodie dei portatili, no? Avete presente quelle imbottite? Volevo qualcosa che si potesse anche collegare volendo con la porta USB-C, ma che mi desse al tempo stesso la possibilità di usarlo con la HDMI, quindi a casa volendo, sulla Raspberry Pi, queste cose qua. E alla fine ho trovato questo Blitzwolf PCM8 da specificare, perché ci sono i PCM7, PCM6, no, ce ne sono diversi. Questo è l'ultimo modello disponibile che è 14 pollici, 4K e touchscreen. Meglio di così? Lo posso portare davvero con me come se fosse un tablet, pesa 870 grammi e lo posso mettere in verticale, per quanto non è, insomma, nelle sue, non è pensato per questo, ma ci sta. Se io lo metto in verticale con il suo piedone dietro qua, ci sta, ha una qualità costruttiva assolutamente decente. Io lo sto usando da una decina di giorni qua a casa e ho fatto delle analisi con calma. Adesso vi dirò luminosità, vi dirò la calibratura, tutte queste cosettine qua, però soprattutto vi spiegherò un po' come usarlo su macOS, perché un monitor 4K su macOS non è tanto banale da utilizzare, perché macOS lo vede come un monitor a risoluzione nativa e non attiva l'alta densità di pixel, e quindi si vede o troppo piccolo o troppo grande, o sfocato o veramente inutilizzabile. Bisogna fare un po' di modifiche per farlo andare bene. Io ci sono riuscito e adesso vi spiegherò tutto. Prima di tutto questo, fatemi ringraziare lo sponsor di questo video, Daniel Wellington. Wellington ha appena presentato anche in Italia il suo primo smartwatch case per Apple Watch, cinturino in gomma più cassa in acciaio da 40 44 mm adatti a contenere un Apple Watch, appunto diverse generazioni, diversi formati. Nel filmato che state vedendo io ho usato un Apple Watch SE da 44, color silver, però è ininfluente perché tanto, come vedete, c'è da metterci dentro la protezione in silicone e poi bisogna chiuderlo all'interno del guscio, quindi non si vede il colore originale dell'Apple Watch, mettiamola così. Il mio case si chiama Switch, in realtà, di Daniel Wellington, è in variante rose gold, però è disponibile anche la total black ed è disponibile anche la silver, quindi potete scegliere sul sito ufficiale in base al vostro stile. Sorprendentemente, per quanto sembri abbastanza grande, al polso sta molto molto bene. Io ho un polso, posso dire, medio grande e lo trovo davvero davvero comodo, sta bene sulla parte piatta del polso, no? Quindi il cinturino si riesce a stringere nel modo corretto, non sporge, non buca, no? Quando anche fate una pressione di questo tipo con il polso, e è una buona alternativa secondo me al cinturino da sport, quello che usate per correre, per fare yoga, per fare pilates, tutte queste cose qua. Tra l'altro arriva in una confezione, come avete visto, parecchio parecchio elegante e quindi adatto anche come regalo di Natale, adesso che è immediatamente disponibile sul sito di Daniel Wellington. Costa 199 euro in questo momento sul sito ufficiale, arriveranno promozioni, arriveranno offerte, non lo so, la spedizione comunque è gratuita, ma in descrizione vi lascio il link per andare sul sito, appunto, vedere le foto, vedere i video, guardare un po' meglio e farvi un'idea su questo smartwatch case di Daniel Wellington per Apple Watch. Un buon modo per svecchiare lo stile del vostro Apple Watch, anche se avete un modello di vecchia generazione, supporta anche i modelli di quarta generazione, quindi di qualche anno fa. Grazie mille Daniel Wellington per aver supportato questo video e adesso torniamo al nostro monitor, torniamo al nostro Mac, dai! Allora, brevemente, le specifiche tecniche del monitor sono davvero buone, il pannello è davvero buono, una buonissima resa,
Lo dico perché la luminosità massima data dal produttore è di 250 nits, ma io sono arrivato a 400 sulla sonda. Cavolo, è tanto. La copertura sRGB è del 97% con i delta, soprattutto quelli dei colori un po' sfasati, superiori a 3, 4.1. Però non mi aspetto da un monitor, diciamo cinese, una calibratura fatta in fabbrica. Voglio dire, non la fanno neanche i grandi produttori sui loro monitor, figuriamoci su un prodotto come questo. Quindi ci sta. Poi con la vostra sonda, nel vostro ambiente, potete migliorarlo e renderlo più fedele se dovete farci lavori di grafica, queste cose qua. Però lui di base non ha sbavature, il mio modello non ha pixel bruciati e il mio modello è stato ordinato semplicemente da Banggood, vi lascio sotto il link in descrizione, non è un modello selezionato o particolare. C'è un controllo qua su schermo che vi permette di regolare, ecco, non sono neanche al massimo con la luminosità, che vi permette di regolare un po' di cose, compreso l'audio, perché ci sono due casse messe qua sotto la kickstand, e non è un audio memorabile, però vi può aiutare, insomma, così per supporto. Però ci sono un sacco di regolazioni, si può anche mettere in modalità verticale, si può ruotare, si può regolare la temperatura del colore, si può scegliere l'uscita video USB-C oppure HDMI, quindi comodo da questo punto di vista. Dalla parte di qua, oltre a jack cuffia, c'è anche una USB-C che serve per collegare tastiere e mouse, no? Quindi questo magari va al computer e qui ci collego altre periferiche, quindi c'è tutto questo passaggio di dati e di connettività. Ottima cosa. L'unico inghippo, ecco, questo lo vedo anche adesso così guardando, è che si riempie di impronte perché è completamente lucido. Davanti, ok, c'è il vetro, c'è il touchscreen e ci sta. Tra l'altro il vetro è a filo del telaio, dell'installazione, e con una bella installazione. Sapete che mi piacciono poco le cornici qua in plastica, no? Che negli anni ho criticato su certi portatili, no? Questo è davvero bello, però è tutto lucido, dietro è tutto lucido, quindi se lo dovete spostare, muovere, guardate qua, non so se riesco a farvelo vedere, ma insomma si riempie di impronte in un attimo. Nella confezione trovate 1000 cavi, due cavi USB-C, il cavo HDMI, il cavo per l'alimentazione, l'alimentatore, il pannettino per pulirlo, anche per questo motivo probabilmente, e è consigliato. Costa $250 in questo momento su Banggood, vi lascio il link sotto come vi ho detto, e è un buon prezzo perché considerate che la concorrenza a questo prezzo, a questo livello, vi dà dei pannelli Full HD. Ci sono anche dei modelli da 15 pollici, che uno dice ok, 15 pollici per come monitor esterno magari mi fa più comodo, è più grosso, però sono tutti Full HD e alla fine la resa, non lo so, questo 4K è molto più flessibile, vi permette di avere molto più spazio e farci più cose, soprattutto se lo configurate bene con macOS, così da usare la risoluzione doppia, no? Il retina, quello che viene chiamato l'alta densità di pixel. E prima di questo però voglio farvi vedere un esempio di flessibilità, c'è il contributo del nostro inviato Riccardo Palombo dalla stanzetta là dietro, registrato poco fa, guardiamo quello e poi continuiamo questa chiacchierata. Ok, configurazione, vedete, triplo monitor, ve la faccio vedere in breve. Monitor esterno, monitor del Mac e iPad. Io di solito sto così, VS Code qua nella parte centrale su Mac, sopra su iPad metto qualcosa di momentaneo, comunque qualche output. In questo caso c'è il terminale con Node e Tailwind CSS che mi dà l'output in caso di problemi, aggiornamenti e cose varie. E qua sul mio display esterno ho il sito, in questo momento su Safari. Oh, la luminosità troppo alta, maledizione, non si vede un granché in camera, immagino, però vi assicuro che dal vivo è molto, è parecchio buono. Poi questo è anche touchscreen, ora su Safari non ho il controllo touch, non posso muoverlo così direttamente, ma insomma diciamo che ottimizzando un po' si può anche far questo, carino, no? Ah, e poi questo io lo posso mettere anche in verticale, non è proprio una sciccheria, ma ci sta, eccolo qua. E qua magari posso metterci il sito o una pagina che devo impaginare, insomma in verticale è tutta un'altra storia. Carino, no? Dicevo, comunque, intanto ho messo un po' di finestre qua e là, quando voi collegate un monitor esterno a macOS, lui lo vede con la risoluzione nativa. Quindi questo 4K, io posso selezionare 4K, però 4K su un 14 pollici è esagerato. E le icone sono piccole, i testi sono piccoli, via dicendo. Mi piacerebbe usarlo in 4K, però
visualizzarlo come un Full HD, che poi è quel giochetto che fa Apple con la risoluzione Retina, no? Sapete come funziona. Ora, su Linux, su Windows, uno dice va bene, lo metto in 4K e poi aumento la dimensione dei font e dell'interfaccia, no? Con lo slider. Su macOS questa cosa non esiste. Tutto quello che voi potete fare è in quella piccola finestrella delle preferenze, no? Monitor, via dicendo. Ci sono delle... è un problema vecchio, non è una cosa di ora, è una cosa che va avanti da una vita, e sui nuovi modelli M1 è ancora peggiore, è un po' peggiorata, perché certe vecchie utility non funzionano più, no? Però ci sono adesso delle soluzioni, un po' io ho smanettato un po', ne ho trovate due, adesso ve le dirò, tre anzi. La prima è Switch Res X, un'utility non gratuita, a pagamento, però c'è tutta una fase di demo che potete usare, che è quella che ho usato io, nella quale ho messo di impostare il monitor come 4K, però visualizzato in Full HD, ed è quello che vedete qua, quello che sono riuscito ad ottenere. Bello nitido, bello perfetto, come lo volevo io. L'altra soluzione open source, rilasciata proprio nelle ultime settimane, si chiama Better Dummy, e è gratuita, è molto più complicata, vi fa fare molte più cose, schermi virtuali che possono essere poi bindati al display esterno, vi fa fare di tutto e di più, però nel mio caso non ha funzionato. È vero che non ci ho perso settimane, l'ho provata un po', ho provato a regolarla e non andava, e così ho usato l'altra semplicemente. Però provate prima Better Dummy, perché è nuova, c'è tutta una community dietro, e poi è open source, quindi insomma potrebbe essere quella da seguire anziché Switch Res X. La terza soluzione è fare a manina, da riga di comando, copiando, generando il file relativo al monitor tramite un sito e poi copiandolo all'interno della cartella. Però è una cosa che richiede nel 90% dei casi la disabilitazione dell'SPI, della protezione di macOS. Io non l'ho voluto fare per questo motivo, però se avete un Hackintosh o se avete un vecchio Mac Intel, magari non ve ne frega niente, potete far così. Vi lascio comunque i link in descrizione di queste tre procedure, così potete valutare voi. È tutto, i commenti sono chiusi come al solito, però già che siamo a Natale, niente commenti ma opere di bene, dai. Ciao.